Bentornati amici di Positive Vibration, sono Stefanito e vi do il benvenuto in un video leggendario. State per vivere con noi un evento stupefacente, vi portiamo a Elro XXL a Tenerife. In questo momento siamo a venerdì 13 ottobre e tutto il team è esaltatissimo e carichissimo per vivere questa esperienza fighissima che si svolgerà sabato 14 ottobre dalle 15 a Tenerife. Documenteremo tutto, il viaggio, l'evento e tutto quello che accadrà, sarà assurdo. Ringrazio già tutto il team formato da Diego, Ronin, Luca, Giulia, Iana e il buon Fontix che vivranno con me questa esperienza assurda e voglio anche salutare già tutte le persone che conosceremo e che faranno parte di questa avventura. Se ancora non lo fai, segui il canale e accendi la campanella, metti un like al video e lascia un commento. È il momento, andiamo a Elro! Buongiorno a tutti ragazzi, sono esattamente le 3.45 di sabato 14 ottobre. Appena sveglio, anche se non ho veramente dormito, e siamo pronti a prepararci per andare a Tenerife. Venite con noi per darci la carica a un bel XS delle 4 del mattino. Inizia a popolarsi la casa, siamo pronti per andare. Primi imprevisti, ma ce la faremo, ce la facciamo, ce la facciamo. Taxi, siamo leggermente in ritardo ma siamo gasati, pronti, anche Ronin è pronta. Ragazzi, siamo all'aeroporto di Fuerteventura, carichi e gasati a molla, ecco qua l'aeroporto, taxi ci ha portato, tutti belli svegli, cioè io carichissimo, sveglissimo. Io sembro al ritorno del festival. Ci siamo ragazze. A nome di Giulia e Iana, le sorelline treccine. Le sorelline treccine, che carine. Siamo all'interno del duty free. Dubito che sia aperto il Burger King in casa dei. Sono più sveglio di... come se avessi dormito ore e ore e ore, ma in realtà è solo l'adrenalina di questo evento. Si va ragazzi, si va, si va. Col primo avion che ci porterà a Gran Canaria, dove faremo scalo per poi arrivare a Tenerife. Intanto sorellina treccina a casa dei, il buon Rasta Diego e il grande Marca Luca. Marca Otwiz. La Ronin. Ecco il nostro piccolo aereo. Quasi non ci sto neanche io. Mi sono alto un metro e tanta voglia di crescere. Il viaggio sta iniziando molto bene. Armadio. Molto bene. Arrivati a Gran Canaria, prima tappa. Scesi, Alba. Binter, fantastico. Pronti per andare a Tenerife Nord. Seconda tappa. Con Giulia a casa dei. Sicar pronti a ricevere la nostra auto da 7 posti. Ecco Luca, number one. Macchina ritirata. Ritirata, si parte. Si parte, ecco le chiavi. La nostra conduttora Ronin. Attenzione. Il nuovo Verstappen. Chinone ragazzi. Wow. 7 posti. Imperiale. La piccola macchinina da 7 posti con la gemella treccella, la trageme. Ronin è a 1 chilometro da me. Arrivati a Tenerife, a Costa Adeje,
esattamente dove là sopra c'è El Ru. Sosta break che non si dice. Caffè italiano dei nostri amici nel nostro break pre-Ru. Prima del festival è giusto fare un bagno nell'oceano a Tenerife. Solo io e Diego temerari di questa nuova avventura. Gli altri sono al punto ristoro, ormai i nostri amici della pizzeria italiana e bar. Hanno già bevuto 50 caffè. Bagno fatto e abbiamo incontrato anche il buon Mimmo che adesso ci farà fare una doccia all'hotel. Tac. Ringraziamo il buon Mimmo che ci ha fatto entrare e ha fatto una bella doccia nell'hotel che non nominiamo, non menzioniamo per non avere problemi e non far avere problemi al signor Mimmo. Intanto abbiamo già conosciuto mezzo hotel. DJ Cicca, grande. E penso tutta la famiglia lì con noi anche a Tenerife, a Tenerife con noi che vogliono essere presente. Ore 14, sì, preparazione, ma... sciamanica. Se arriviamo dopo le 3 si fa la finale del festival. Non abbiamo ancora iniziato, ragazzi, e siamo già squagliati. Sono ancora entrati. Questa è però fare un festival alle Canarie dove fa molto caldo. Ed è il 14 di ottobre. Ci siamo, è il momento del lece. Se non conoscete poi vi spiegherò. Stiamo andando ai ragazzi del bar Paraíso di Tenerife. Poi vi mettiamo anche sotto l'Instagram, così vi posso trovare. Andiamo in Ru. Grandi ragazzi, grazie mille. Bellissima giornata. Tenerife. La caleta. Così sappiamo anche dove siamo stati. E il bar Paraíso, grandi ragazzi, è ormai diventato il covo degli ultra da Fuerteventura quando verremo a Tenerife Sud. Mistico prima di iniziare la festa. Il piccolo Luca. Piccolino. Dal baffo lungo. Guardate com'è l'occhio di Casadei. Commentate secondo voi com'è l'occhio di Casadei. Metti un po' di giallo. Tra l'altro, se mi dici così, non so. La pettinatura di Ronin e il suo truccaggio con il buon Diego. Ciao, Ronin. Ciao. Guardate che bella sta treccina. Diego entra. In lo specchio. Diego, lo specchio. Luca è andato a buon fine. Posso chiederti un attimo la lascia? Truccate. Wow. Ci sarà un video speciale per Fonta per il suo errore. Eccola qua, ragazzi. La doble. Spettacolare. E poi pensando che comunque uno stile che ci siamo inventati sul momento. Spettacolare, il buon Fonzi. Incredibile. E di questo sono soddisfatto. Intanto dall'altra parte vediamo Ciclope. Guarda come troia. Siamo belli. Ciclope. Siamo molto belli. È ufficiale, stiamo andando. Devi anche Fonda si è messo in divisa. Che come Ronaldinho è l'ultimo a rientrare in spogliatoio e lui è il bomber. Casadei con la sua farfalla, top. Janux, eccola. Matrix, Figaronin. Questi occhiali, cioè, sono bellissimi. Stefanito, che di buono. Poi Regaz, i Regaz in divisa. Ci siamo, stiamo per partire. Veramente carichi e gasati. Siamo entrati. Siamo dentro. Con il bicchiere open bar. La fiesta, ci siamo. El Ru 2023, Tenerife. Tutta zona bar, open bar, ragazzi, cioè qualcosa di assurdo. C'è la crema solare, spazio crema, è assurdo. Assurdo. È assurdo, ragazzi.
Adesso per un po' siamo fermi o tranquilli, siamo tranquilli per un po'. Momento relax. Aggiornamento, ci stiamo riprendendo dopo il sole caldissimo di oggi. Siamo giusto un attimo sciolti, un pochettino. Stefanito ha dormito. Raga, guardate che bello. Ecco l'acquisto. Fantastico. Grande casa dei. Salutiamo anche gli amici di Mawiti, ovviamente. Salutiamo Iana. Mawiti con noi oggi, bandana fondamentale. Grazie Sere, un saluto. È arrivata una farfalla monarca davanti. Yes. Che bello, che voglio. E ora, oh, arrivano le farfalle, guardate. Ragazze farfallate. Questa Nemo. Figata, figata ragazzi. Siamo anche reparto bagni. Liberatorio. L'unica cosa, mancano cestini. Questo nota che non mi piace. Però la festa è organizzata veramente, veramente molto bene. Finita, si arriva verso la festa. Andiamo alla Pink Cathedral. Ma non ci vediamo noi, vediamo solo. Ma niente, salutiamo lo stesso. Aspetta. Salutiamo. Ciao ragazzi. Ci spacchiamo bene. Ricarica batterie del cibo, anche Ronin. Il momento del sunset a Tenerife, El Ro XXL. Ci stiamo risvegliando. Fantastic! Il matrimonio! E qua l'oracolo! Per iniziare la vera festa. Push away.
Siamo gli Highlander all'interno. The Last Survivors. In attesa di mangiare qualcosa. La Dognorasta. Super top. Complimenti a Tedos, panino buonissimo. Migliore di Tenerife, terzo in Canarias. Complimenti, buonissimo, buonissimissimo. Ultimi spari. Prima di andare. Quasi finito questo meraviglioso festival. È stata una figata. Una bomba. Mezzanotte, sembra che stia finendo tutto. Ci aspettavamo i fuochi d'artificio, però non stanno arrivando. Vediamo se accadrà qualcosa. Festival terminato. Ora c'è la processione verso le auto, i taxi in generale. Fighissimo, adesso dovrebbe esserci un after party. Vedremo. Abbastanza cotti. Ci sono da solo, in realtà ho perso tutti. Ma come sempre l'ultimo a lasciare una festa. Capelli alle due di notte, abbiamo bisogno di rilassarli. Io con il buon Lorenzo. Ciao. Stiamo girando per la caleta qui al sud di Tenerife. Tanto per farci un giretto. Aspettando domani. Le 3:36 sono tornato con i ragazzi. E c'è un mini after creato dai nostri vicini di parcheggio con buona musica e niente. Però prima stavo dormendo su una panchina molto comoda. Buongiorno amici, è domenica 15 ottobre, sono le 8 e dopo una notte abbastanza impegnativa ci siamo svegliati già all'aeroporto, perché la brava Ronin ha guidato questa notte, abbiamo dormito poi qua. Siamo giunti al giorno 2, domenica 15, sono circa le 9, tappa bagno. Nuovo occhialino, siamo all'aeroporto di Tenerife con il nostro piccolo Binter e stiamo per volare di ritorno a Fuerteventura. Se ancora non lo fai, segui il canale, lascia un like al video, commenta se ti è piaciuto
non può non esserti piaciuto. Tornare a Fuerte con il buon Fontix. Ronin e il buon Diego. Sento la puzza di piedi dalle scarpe. Qua dietro il buon Luca, la casa dei, Yannica. Finito il vlog. Sì, finito il vlog. Guarda che bel portatelefono che ho trovato, è un portacellulare. Salutiamo i nostri amici. È un portacellulare questo? Per non sporcarmi, ragazzi, commentate per dire quanto è rincoglionito Folta. Arrivati a Fuerteventura, il buon Luca, sempre il numero uno. Crocodile Dundee. Grande. Di ritorno con Enrique, il nostro tassista di fiducia, che ci sta facendo conoscere feste. Ragazzi, ciao. Domenica mezzanotte, capo. Andiamo a dormire dopo questa esperienza incredibile, dopo due notti senza dormire nel letto. Ma meraviglioso. Vediamo il prossimo video, seguite il canale, lasciate un like. Sono distrutto. Siamo distrutti. Al prossimo festival.